Buonasera, sono tre i fatti che hanno dominato la giornata che ormai sta per concludersi. Varsavia, Gorbaciov si è rivolto alla NATO e all'Italia con una proposta che riapre il discorso sugli F-16. Bologna, dopo 8 anni, la sentenza sulla strage della stazione, ma è una sentenza che lascia l'amaro in bocca. Al Senato, a partire da domani, i primi passi della legge sulla regolamentazione degli scioperi nei pubblici servizi. E ancora, la notizia è di poco fa, ve l'abbiamo data, appena l'abbiamo ricevuta sul nostro computer nella precedente edizione, attentato in Grecia su uno dei barconi dedicato al trasporto dei turisti, almeno 3 i morti. Ma cominciamo subito il nostro giornale con il nostro inviato a Varsavia, Carlo Benedetti. È arrivato il momento dell'Europa. Nella strategia diplomatica dell'Unione Sovietica, il vecchio continente acquista adesso peso e risonanza. Davanti al Parlamento polacco, Gorbaciov ha rilanciato, al di là della linea dell'Elba, con 2 proposte. La prima, una conferenza dei leader europei, una sorta di Reykjavik che coinvolga in pari misura i paesi della NATO e quelli del Patto di Varsavia. Tema il disarmo, naturalmente, quello delle armi convenzionali che, Dio non voglia, venissero usate, ha detto il leader sovietico. Non risparmierebbero di per sé nessun obiettivo atomico, neppure quelli civili. La seconda proposta riguarda l'Italia e nel nostro paese riaccenderà di sicuro il dibattito. Cari amici, dice in sostanza Gorbaciov, l'installazione dei 72 aerei F-16 sul vostro territorio non ci piace, lo abbiamo già fatto capire, lo ribadiamo, ma adesso si può fare qualcosa di più, e cioè, se voi, Italia e NATO, rinunciate a quei 72 aviogetti, noi faremo altrettanto con le nostre forze aeree più evolute, ora dislocate in settori avanzati dell'Europa orientale. Vediamoci e trattiamo. Nessun accenno all'asserito, ventilato ritiro delle truppe sovietiche dall'Ungheria. A una domanda diretta, durante una conferenza stampa un po' freddina, il portavoce di Mosca, Gerasimov, ha risposto questa sera con un no comment altrettanto freddo. Le dichiarazioni di Gorbaciov sul disarmo hanno avuto un'eco positiva nel governo italiano. L'Unione Sovietica ha dichiarato De Mita, con il realismo e l'intelligenza che contraddistinguono la sua attuale politica, ha compreso che le richieste di disarmo unilaterali sono inaccettabili. Il governo italiano è pronto a fare ogni sforzo perché si vada sempre avanti sulla via della pace. Per il segretario del Partito Comunista Italiano, Occhetto, la proposta di Gorbaciov è di portata straordinaria. Vogliamo credere, ha detto il leader del PC, che nessuno nel governo e nella maggioranza rifiuti di cogliere l'opportunità di riconsiderare la questione dello schieramento degli F-16. E veniamo adesso alla sentenza per il massacro della stazione a Bologna. Una sentenza che ha lasciato perplessità ed ombre. Il processo è stato condotto con rigore, ma non è stata fatta ancora piena luce. Ergastoli per 4 terroristi neri, ma la richiesta del pubblico ministero di condanna per l'associazione sovversiva è stata respinta. Ma vediamo adesso da Bologna il servizio di Gianni Bettini. In nome del popolo italiano, la Corte ha pronunziato la seguente sentenza. Dichiara Fachini Massimiliano, Fioravanti Giuseppe, Valerio, Mambro Francesca e Picciofuoco Sergio colpevoli dei delitti di strage e di omicidio plurimo aggravato contestati nei capi terzo e quarto dell'imputazione e li condanna per i reati di cui ai capi terzo e quarto ciascuno alla pena dell'ergastolo. Con la condanna all'ergastolo di Fachini, Fioravanti, Mambro e Picciafuoco si è chiuso il giudizio di primo grado per la strage alla stazione di Bologna. Altri imputati sono stati condannati per banda armata ed associazione sovversiva, altri ancora sono stati assolti con varie formule. Dalla terribile imputazione di strage sono stati assolti per insufficienza di prove Paolo Signorelli, da sempre ritenuto l'ideologo della versione nera romana, recentemente condannato all'ergastolo per l'assassinio Amato, che si è visto però infliggere 12 anni per banda armata, e Roberto Rinani, che potrebbe già uscire questa sera. Sempre per insufficienza di prove, sono stati assolti dal reato di associazione sovversiva Licio Gelli, gli ex ufficiali del Sismi, Musumeci e Belmonte, e Francesco Pazienza, condannati però a 10 anni per calunnia pluriaggravata, il che lascia supporre che si sia voluto colpire i tentativi di depistaggio delle indagini volti ad accreditare l'esistenza di una fantomatica pista internazionale.
Ancora con la formula della insufficienza di prove, assolto Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale, latitante per 17 anni, imputato anche nel processo per la strage di Piazza Fontana che si tiene a Catanzaro. Per lui, il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 15 anni per associazione sovversiva. Subito dopo la lettura della sentenza, questo il commento del sindaco di Bologna, Renzo Imbeni. Penso di poter dire che una parte di verità è riconosciuto ufficialmente da un tribunale della Repubblica Italiana e una parte di giustizia, possiamo dire, finalmente, dopo 8 anni, è fatta. Di questo dobbiamo essere grati sicuramente ai giudici e alla giuria che hanno lavorato con grandissimo senso di responsabilità e penso che si debba essere grati anche ad una città che ha permesso a tutte le parti in causa di svolgere al meglio il proprio lavoro e la propria funzione. Certo, non tutto è spiegato. Gelli, Pazienza, Musumeci e Belmonte sono stati condannati per calunnia pluriaggravata e questo sicuramente testimonia di un coinvolgimento nell'azione di depistaggio che è seguita alla strage e conferma che la P2 non era una catena di Sant'Antonio per far carriera a qualcuno, ma è stata un'associazione a delinquere. Sono stati assolti per insufficienza di prove, per invece l'accusa più seria di associazione a delinquere, e questo penso che sia il risultato dell'assenza di prove schiaccianti. Penso che senza queste prove sia stato giusto concludere così, anche se questo lascia in un qualche modo in ombra una parte appunto dello svolgimento, dell'ideazione, dell'esecuzione della strage del 2 agosto. Era già nei nostri titoli d'apertura l'attentato su una nave da crociera greca, ma che cosa è successo esattamente? Sentiamo i particolari da Neliana Terzigni. Sì, per il momento sembra una tragedia, un attentato inspiegabile. Erano le 7.40 di questa sera, ora greca, le 8.40 da noi, quando a bordo di una nave, la città di Poros, una di quelle grosse barche che portano in crociera per un solo giorno i turisti attraverso le isole greche, uomini armati e mascherati hanno improvvisamente attaccato, lanciando bombe a mano sul ponte e sparando raffiche di mitra fra la gente. 3 le vittime e circa 80 i feriti. Naturalmente scene di panico, un incendio è scoppiato a bordo subito, per fortuna domato, e proprio approfittando del panico che ha colto i 470 turisti, gli uomini, non si sa quanti fossero, sono riusciti a fuggire a bordo di un piccolo yacht che si era accostato alla città di Poros. Tutti salvi, per fortuna, quanti, ed erano decine, si sono buttati in acqua proprio per il panico e per evitare gli spari. L'attentato è avvenuto nei pressi dell'isola di Egina e a bordo dei 470 turisti appunto erano in gran parte americani. La nave ha subito fatto rotta verso il Pireo, dove molti dei passeggeri sono stati ricoverati o perché feriti o perché in stato di shock. Noi abbiamo contattato subito la nostra ambasciata, l'ambasciata italiana ad Atene, e sembra, per fortuna, almeno per il momento, che fra le vittime e anche fra i feriti non ci siano italiani. Nessuno ha rivendicato finora il folle attentato alla città di Poros, se non è possibile, almeno per il momento, azzardare delle ipotesi. Certo è che poche ore prima, proprio dal piccolo porto della zona residenziale nei pressi di Atene, da cui sarebbe salpata più tardi la città di Poros, una nave era andata in aria, era esplosa, dilaniando i 2 uomini che erano a bordo. La polizia greca per il momento tace, però fra i resti della nave sono stati trovati dollari bruciati e mitragliette, e la nave era stata noleggiata da un libanese. La connessione fra i due episodi sembra tuttavia probabile. E torniamo in Italia. Da domani al Senato si discute il progetto di legge che fissa nuove norme per l'esercizio del diritto di sciopero. Obiettivo di fondo dell'iniziativa, che trova sostanzialmente concordi i sindacati confederali, è di garantire un livello minimo di funzionamento dei servizi pubblici essenziali: trasporti, scuola, sanità, protezione civile, informazione, energia, informazione pubblica, energia. Abbiamo visto nelle precedenti edizioni del nostro giornale le linee ispiratrici del progetto di legge. Bene, vediamo adesso in questa scheda di Giorgio Perini come gli altri paesi dell'Occidente affrontano proprio questo problema. La regolamentazione per legge del diritto di sciopero è da tempo attuata, con soluzioni diverse, nei paesi dell'Occidente. In Francia la normativa pone l'obbligo del preavviso e il divieto dello sciopero articolato.
Ciò non ha però impedito il duro e lunghissimo sciopero dei ferrovieri che nel 1986 ha paralizzato tutte le comunicazioni. Nel Regno Unito sono legali solo gli scioperi che riguardano i salari e le condizioni di lavoro. Qui le trade unions hanno adottato un codice di condotta per i pubblici servizi e uno specifico per i servizi sanitari. Nella Germania occidentale, sia per legge che per prassi, lo sciopero nei servizi pubblici è considerato l'estrema ratio ed è perciò piuttosto raro. Non possono tuttavia scioperare i funzionari pubblici, mentre per operai e impiegati l'agitazione è legale se proclamata e sostenuta dal sindacato competente, dopo che sono state tentate tutte le strade pacifiche. Il sindacato deve comunque garantire i servizi essenziali e l'agitazione non deve portare a una situazione di emergenza. Negli Stati Uniti lo sciopero nel pubblico impiego è vietato dalle leggi federali e statali, ad eccezione di alcuni stati dove è possibile con molte limitazioni. Completamente al bando è in Giappone. Il paese più liberale è la Svezia, che non pone limiti, ma lo sciopero è praticato molto di rado. E adesso rassegna stampa del giorno dopo per i titoli di prima pagina Antonio Leone. Sì, buonasera. Prima di passare alla lettura dei giornali, a integrazione di quanto ci diceva poco fa Neliana Tersigni, vorrei dirvi cosa dicono le agenzie, cosa stanno battendo, cosa sta battendo in particolare la France Press. La France Press certo traccia un bilancio di quanto è successo questa sera ad Atene molto grave. 9 sarebbero le persone uccise e altre 60 quelle ferite nell'attacco, come abbiamo sentito, attacco in mare del battello da crociera City of Poros, attacco condotto da un comando terrorista composto da 3 uomini. Queste informazioni vengono direttamente dal ministro greco della Marina Mercantile, il quale ha anche aggiunto che molte persone sono rimaste gravemente ferite, è possibile che la lista dei morti si allunghi. Tutta la regione è sotto controllo, coste, mare, terra, per ritrovare i responsabili, per rintracciare i responsabili di questa azione barbara, ha dichiarato il ministro. L'attacco, come dicevamo, è stato condotto da un comando armato che ha gettato delle granate sul ponte della nave prima di fuggire a bordo poi di un veliero. Le esplosioni, ma anche questo era stato già detto, hanno provocato un incendio a bordo della nave. Incendio poi domato, molti passeggeri che si sono lanciati in acqua. Per quanto riguarda il numero dei passeggeri a bordo, la France Press conferma che erano 471, nella maggior parte stranieri, e stavano facendo questa crociera nelle isole vicine ad Atene. Bene, dicevamo prima un rapido sguardo alla lettura dei giornali. Certo, questa notizia dell'attentato sulla nave che portava questi turisti in gita compare già sulle prime pagine, anche se è avvenuto in tarda serata. Abbiamo il Giorno che nella prima pagina in fondo ha un riquadro: terrorismo con un punto interrogativo, comando assalta nave da crociera con 417 passeggeri, scrive il Giorno. 3 morti, molti feriti, ma in realtà il bilancio, come vi ho detto, si sta facendo più pesante, più grave. Anche il Messaggero: bombe a mano e raffiche di mitra sulla nave da crociera con 570 a bordo, quindi le notizie sul numero dei passeggeri evidentemente sono state un po' contraddittorie. Passando agli altri temi della giornata, sono sostanzialmente quelli con i quali noi abbiamo aperto non solo questa ultima edizione, ma le edizioni del TG3 nel pomeriggio e nella serata di oggi. La strage di Bologna compare a piena pagina sul Giorno con il titolo 4 ergastoli, buio sui mandanti, un titolo diciamo efficace che riassume il senso di questa sentenza e dei commenti che l'hanno immediatamente accompagnata. Sempre il Giorno, per quanto riguarda invece la proposta di Gorbaciov a Varsavia, titola: trattiamo ancora sugli F-16, la proposta del leader sovietico. Se passiamo al Messaggero per ritrovare più o meno le stesse notizie, incontriamo questi titoli: Bologna, 4 ergastoli per la strage, dopo 8 anni condannati solo gli esecutori materiali. Per quanto riguarda invece Gorbaciov, il titolo è: Gorbi all'Italia, niente F-16 e ridurremo i nostri aerei. Quindi una proposta che i quotidiani italiani giudicano molto importante, rilevante e che presentano, diciamo, fin dal titolo, sottolineandone, diciamo, il valore positivo per la
possibilità che si riapra e si riapra in maniera più significativa il confronto tra Patto di Varsavia e NATO proprio sulla riduzione dell'armamento convenzionale in Europa. Dunque due giornali economici che ci ricordano in particolare la vicenda Alitalia con Nordio che convoca il consiglio d'amministrazione per lunedì 18, dice ore 12, Italia oggi aggiunge Umberto Nordio si dimette lunedì. Dunque, per quanto riguarda il popolo, rilievo certamente alla notizia della sentenza di Bologna con il titolo Bologna 4 ergastoli, una parte di verità sulla strage, e il popolo sempre in prima pagina, oltre a dare rilievo al vertice di oggi italo-spagnolo a Roma, l'incontro González e De Mita, dedica anche nella sua prima pagina spazio all'apertura domani in Senato di un dibattito importante per il nostro paese. La parola al Senato, in caso di sciopero, dice il titolo che non riusciamo a leggere bene, ma in sostanza dice servizi garantiti in caso di sciopero, la parola al Senato, la regolamentazione, cioè del diritto di sciopero, il progetto di legge che comincia il suo iter. L'Avvenire apre su Mosca con il titolo Mosca attacca sugli F-16. La strage di Bologna è risolta, la sentenza sulla strage è risolta con queste battute, strage di Bologna, quattro ergastoli per i neofascisti in maniera rapida e diciamo pure un po' fredda. Il Tempo, strage di Bologna, quattro ergastoli per gli esecutori, mentre invece per quanto riguarda Gorbaciov, niente F-16 in Italia, via bombardieri ad est. Siamo così arrivati al Manifesto. Il Manifesto apre sulla proposta Gorbaciov a piena pagina, ritiriamo gli aerei da Varsavia, la proposta di Gorbaciov alla NATO, ai polacchi cancelliamo le macchie bianche. E il Manifesto, che ha anche la notizia della sentenza di Bologna, diciamo che riserva un posto particolarmente rilevante al dibattito che si apre in Senato sulla regolamentazione dello sciopero con il titolo Sciopero al Senato, oggi in aula il dibattito sulla legge, le posizioni di Lama, Giugni e Colombo. Bene, credo che non abbiamo da aggiungere altro, abbiamo segnalato quali sono i titoli che ricorrono maggiormente, il traffico aereo che in un qualche modo si è normalizzato nella giornata di oggi in seguito alle misure adottate da Santuz, trova spazio, ma non su tutti i giornali, quasi che insomma questo ritorno alla normalità non meritasse una sottolineatura particolare, forse da tanto tempo aspettavamo questa notizia e quindi in un qualche modo la giudichiamo un po' scontata. Bene, è tutto, arrivederci. E torniamo al nostro giornale. È arrivata stasera a Milano la salma di Antonio Caputo, il tecnico italiano morto nella tragedia dell'Airbus iraniano abbattuto nel Golfo Persico. Vediamo il servizio di Michele Cucuzza. Con questo Boeing della Lufthansa proveniente da Francoforte è arrivata a Linate stasera alle 21:15 la salma di Antonio Caputo, il tecnico di Solaro morto con gli altri 288 passeggeri nella tragedia dell'Airbus civile iraniano. La bara era partita stamattina da Teheran. A Linate il primo silenzioso omaggio lo hanno dato gruppi di lavoratori dell'aeroporto. La corona portava la firma del ministro degli esteri Andreotti. Ecco sul pulmino i parenti di Antonio Caputo. La vedova, i due figli, fratelli, cognati, nipoti. Attimi strazianti. Le autorità non se la sentono di farli scendere lì sul piazzale davanti a telecamere e flash. L'incontro è rinviato a un momento più intimo. I funerali saranno domani alle 16 nella chiesa di San Pietro e Paolo a Saronno. E veniamo alla situazione nei trasporti. Da sabato nelle ferrovie scioperi per compartimento dei lavoratori iscritti al sindacato autonomo FISAFS. Oggi il segretario generale della CGIL di categoria, Luciano Mancini, ha duramente polemizzato con queste agitazioni. È andata meglio, quasi bene, nel trasporto aereo. Ma vediamo i servizi da Fiumicino e da Linate. Sono le 14:30, Fiumicino. Questo è un volo della MEA in fase di atterraggio.
Questo è un Airbus Alitalia che sta lasciando la pista. Hanno rispettato gli orari e oggi, con poche eccezioni, tutto sotto il profilo degli orari è filato liscio. Ci si chiede se il merito sia delle nuove aerovie destinate al traffico civile. È presto per dirlo, solo dopo una verifica pratica di diversi giorni si potrà capire in quale misura questo provvedimento incida in positivo. Due anni fa il nostro spazio aereo è stato attraversato da 1.200.000 voli e il volume è andato sempre più aumentando. Gestire una tale quantità di passaggi divisa in poche aerovie è compito delicato e aumentare il numero delle corsie però facilita questo compito. Fino alle prime ore del pomeriggio, per esempio, sulla nuova direttrice Saronno-Ancona sono passati 12 voli che altrimenti avrebbero percorso i corridoi, per così dire, tradizionali. Ma tutto questo non basta. La congestione dei cieli è soprattutto un problema internazionale che ha ripercussioni anche nel nostro paese ed è sul piano della cooperazione internazionale che va risolto. Da oggi le piste dell'aeroporto di Linate dovrebbero essere finalmente un po' meno affollate. Innanzitutto perché da stamane tutti gli aerei con volo a vista, cioè quelli piccoli, sono stati dirottati verso altri scali lombardi. Poi perché la stessa sorte subiranno nei prossimi giorni prima i voli privati, salvo pochi su prenotazione, poi anche quelli in linea leggeri, tipo ATR-42 e i charter. Infine, da oggi l'aviazione militare ha concesso a quella civile il sol volo di zone prima vietate, cosicché il traffico diretto nord-sud ed ovest-est potrà saltare diversi punti critici di affollamento come Firenze. Ma quali i vantaggi per il traffico aereo nazionale e per lo scalo milanese in particolare? Ci ha un beneficio nel ridurre i coordinamenti su alcuni nodi importanti e nel poter gestire i sorvoli lungo traiettorie nuove e quindi ridurre quello che può essere l'intasamento su alcune aerovie. Per quanto riguarda invece il discorso di Linate, il provvedimento, pur nella sua prima applicazione, infatti troverà il suo pieno compimento nei prossimi giorni, ha già dato nell'arco di questa prima giornata d'applicazione già qualche beneficio e la pienezza di questi benefici si sentirà senz'altro già a partire da domani e per completarsi entro il 21 di questo mese.